L'ospite di oggi è una specie rara. Lei infatti di lavoro, anzi meglio dire di missione, perché ormai sappiamo che la professione del fundraising è una missione, fa cultura del dono in uno dei luoghi di cultura per di eccellenza, insomma, l'università. Avete insomma capito che oggi ci sarà tanto di cui parlare, anche perché parliamo di un'università pubblica. Io sono Elena Inversetti e insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Milano Non Profit. Ed eccoci qua sempre con Giulia Barbieri e oggi Ciao. Con Lisa Vacca, fundraiser presso l'Università degli Studi di Trento. Benvenute, grazie di essere qui con noi. Allora, io direi che possiamo cominciare subito, Giulia, perché abbiamo un po' di cose interessanti da chiedere alla nostra ospite. Assolutamente. Benvenuta Lisa, grazie. Grazie per essere con noi. Ti occupi da tanti anni di fundraising, ma poi ti sei specializzata, potrei dire, no? nel fundraising nella pubblica amministrazione, diciamo, e più precisamente nell'università. L'Università di Trento non è la prima università con cui collabori, quindi insomma, inizia a essere un'esperienza importante e significativa la tua, anche alla luce del fatto che in Italia ancora sono poche le pubbliche amministrazioni e poi le università pubbliche, soprattutto sottolineiamo questo aspetto, che fanno fundraising. Quindi raccontaci un po' questo che è stato il tuo percorso e soprattutto, ecco, che significa fare fundraising in una pubblica amministrazione e quindi in un'università pubblica, perché insomma ha diverse, no, peculiarità sicuramente interessanti. Diverse sfaccettature, sì. Ciao Giulia, allora io ho iniziato come consulente e poi mano a mano facendo esperienza sono diventata anche formatrice con un gruppo di colleghe, abbiamo lavorato molti anni insieme e poi è capitata l'occasione di fare un concorso pubblico che non avevo mai fatto, non avevo neanche mai pensato di poter lavorare nel pubblico. Vuol dire, sì, si lavora per concorso, a meno che insomma non ci sia una collaborazione vuol dire, più saltuaria. E dopo qualche tempo mi hanno chiamato, ed è stato proprio all'inizio del 2020, un periodo abbastanza, come dire, complicato per tutti. E ho iniziato a lavorare a maggio del 2020 e il modo di fare fundraising è lo stesso, tendenzialmente le tecniche sono le stesse. È più complessa o comunque rispetto a quelle con cui ho lavorato prima, l'organizzazione, perché la prima università per cui ho lavorato è stata l'Università di Padova, un'università che ha 800 anni di vita, un megateneo, il secondo megateneo italiano, quindi una complessità, una struttura molto grande. E ho fatto più di 2 anni e mezzo di esperienza e poi è capitato appunto l'occasione di essere un po' più indeterminata, diciamo, all'Università di Trento e qua ho trovato ovviamente una dimensione più piccola, ma comunque un ateneo di eccellenza. Quindi la struttura, come dire, dell'università, noi almeno nelle mie esperienze, perché poi ogni università ovviamente ha la sua autonomia, quindi si può organizzare l'ufficio fundraising in determinati modi, sotto determinate direzioni, e di essere all'interno comunque dell'amministrazione centrale, quindi l'università è formata dall'amministrazione centrale e poi da tutti i dipartimenti che sono proprio la parte didattica. E ovviamente i dipartimenti hanno la loro autonomia, quindi il farsi anche, come dire, conoscere all'interno dei dipartimenti, già all'interno dell'amministrazione centrale, insomma bisogna comunque
come facciamo noi anche nelle altre realtà, è far conoscere il fundraising, la figura del fundraiser e quello che fa, che è non solo la raccolta fondi, ma il valorizzare tutte quelle che sono le relazioni dell'università, in questo caso dell'università, dell'organizzazione. È un'università veramente tante relazioni e un impatto sul territorio molto, sia sul territorio più locale che anche insomma, nazionale, anche internazionale, molto, molto grande, soprattutto ci sono collaborazioni scientifiche con l'estero. Quindi, come dire, entrare praticamente adesso a Trento una startup di fundraising, quindi è un ufficio molto piccolo. Quindi stiamo iniziando a porre le basi per poi lavorare in maniera più serrata appunto sulla raccolta fondi. Adesso ci stiamo un po', come dire, facendo conoscere sia dai colleghi che da tutto il territorio, ma comunque abbiamo già dei buoni riscontri, ecco, diciamo. Ma che cosa nel concreto si fa quando si fa fundraising, quindi molto più di raccolta fondi, fundraising in una università pubblica o privata che sia? Quindi operativamente che cosa fate, che cosa proponete e come riuscite a far capire a chi fa cultura tutto il giorno in diversi ambiti che cosa significa fare nel concreto, ripeto, cultura del dono? Allora, quello che facciamo è incontrare, cercare di incontrare il più possibile gli operatori, come dire, i portatori di interesse del territorio, quindi i gruppi, insomma, quelli che possono essere gli ordini, vari professionali, quelli che possono essere le associazioni di categoria, per raccontare, insomma, quello che fa l'ufficio e le finalità concrete, insomma, di come si può aiutare l'università, quindi il finanziamento alla ricerca scientifica, oppure il sostegno degli studenti e studentesse, quindi borse di studio, premi di laurea. Questi sono degli aspetti molto interessanti che, come dire, vengono privilegiati molto spesso dai donatori. La ricerca scientifica, molto spesso, è una ricerca scientifica di base, è difficile da comunicare. Però l'obiettivo ovviamente è quello di avere un miglioramento, che sia dal punto di vista della ricerca medica piuttosto che altri tipi di ricerca, avere un miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Quindi l'università è un centro culturale veramente importante, con un impatto, come dire, anche a lungo termine, e quindi si cerca di far capire qual è l'importanza di questo lavoro di base, che poi porta, dopo un po' di tempo, non immediatamente, ma dopo un po' di tempo, all'impatto sul territorio. Poi l'università ha anche una terza missione, che è quella di appunto riportare sul territorio quella che è il valore culturale e tutto quello che è ricerca scientifica. Quindi l'università promuove le start-up, promuove appunto la creazione di start-up, la creazione proprio di impresa nel territorio e la collaborazione più stretta con le imprese, ma questo insomma è una terza missione che noi non tocchiamo spesso, insomma non riguardiamo spesso. E ovviamente parlare con la parte docente, parlare con la parte di ricerca non è sempre semplicissimo, però ci sono molti docenti, soprattutto che hanno fatto esperienze all'estero, che capiscono subito di cosa stiamo parlando, quindi di cosa significa fare raccolta fondi, quindi di rivolgersi sia agli individui che alle aziende, che magari alle fondazioni. E poi molti ricercatori sono già preparati a presentare progetti. Ecco, magari progetti, il linguaggio, ecco, va un po', come dire, portato più sul divulgativo, ma tanti professori sono e ricercatori sono già pronti per questo. Quindi devo dire che non è sempre un'impresa difficile, ma insomma riusciamo a farci ascoltare, ad essere, come dire, a collaborare molto bene. Grazie Elisa, beh, sicuramente insomma, il progettese poi è
È un tema che spesso anche in altre organizzazioni non profit troviamo, insomma, a dover, diciamo, affrontare, no? Il linguaggio, Interpretare. esatto, interpretare, affrontare come fundraiser per poi, insomma, interpretare, tradurre e rendere appunto poi fruibile e comprensibile a seconda poi dei donatori. Quindi sì, questo è anche un aspetto molto interessante. E sicuramente la peculiarità è anche quella che in generale in la pubblica amministrazione, no? Quindi anche in un'università pubblica, magari culturalmente no, non si pensa che si può sostenere con delle donazioni, proprio perché il pubblico no, dovrebbe essere, pensiamo che debba essere solo lo Stato o comunque tramite le tasse che si va a finanziare. Invece vediamo che, come per appunto la tua esperienza nelle università pubbliche, ma poi anche nelle scuole pubbliche, insomma, ci sono ormai tante esperienze che ci dimostrano che si può fare fundraising, ovviamente tenendo conto delle sfaccettature che dicevi tu, anche quindi fare fundraising nella pubblica amministrazione. Se facendo, no, un appello, mi sentirei di dirti, cioè fa un appello affinché, insomma, più università pubbliche italiane inizino a fare fundraising, perché è importante che investano nel fundraiser e quindi facciano dei concorsi per assumere fundraiser e quindi poi riconoscere anche che dietro c'è una figura professionale. Beh, è importante non solo per l'acquisizione di nuove risorse, appunto per i progetti o anche per le strutture stesse dell'università. C'è anche l'Art Bonus che aiuta, ci sono edifici storici a comunque aiutare a sistemarli. Ma perché il fundraiser ha una visione globale di tutta l'organizzazione. E come fa con le piccole, medie, grandi organizzazioni, e questo a volte manca un po' sia nelle grandi organizzazioni ma anche nel pubblico. Quindi, come dire, è una figura che raccorda tante altre figure. È un po' ambizioso come cosa, lo so, però è importante perché guarda appunto tante sfaccettature di quello che è l'organizzazione e di come si può aiutare, come ci si può aiutare insieme per arrivare, insomma, a crescere e a lavorare meglio anche tutti insieme. Grazie, molto interessante. Mi sembra, se non sbaglio, che quando abbiamo intervistato sempre qui a Milano Non Profit Giulia Barbieri, che ha vinto l'importante evento nazionale del terzo settore Fundraising to Say di Roma, il premio per il capacity building, ci ha spiegato molto bene questa cosa e io da non fundraiser mi ritrovo poi in quello che stai dicendo tu, Lisa. E avete parlato anche di linguaggio, quindi mi avvierei alla conclusione di questo incontro, che spero sia solo il primo di altri momenti di condivisione, proprio perché il linguaggio è molto interessante. Noi a Milano Non Profit, vero Giulia, siamo proprio fissate sulle parole. Poi, se uno fa fundraiser o in qualsiasi lavoro faccia, la comunicazione, che in questo caso è comunicazione sociale, è fondamentale, quindi le parole sono importanti. Allora ti chiediamo, Lisa, se hai voglia di condividere con noi una parola del non profit che proprio ti piace tantissimo perché per te incarna i valori oppure la motivazione che ti ha fatto lavorare, insomma, quello che adesso ci racconterai, ma poi anche se c'è una parola, un termine che spesso si usa e che invece non ti piace, perché secondo te non rende ragione della missione di noi che lavoriamo in questo ambito. Allora, la parola che tengo e che mi ha guidato, che mi guida sempre, è collaborazione. Io ho imparato a lavorare collaborando per questo, insomma, faccio anche parte di ASIF, sono stata referente territoriale, adesso sono nel direttivo, l'ASIF è l'Associazione Italiana Fundraiser.
Entrando in ASIF ho imparato a lavorare, a collaborare con le persone, ho imparato a diventare una vera fundraiser e lo scambio di esperienze, la collaborazione è molto importante, fa crescere noi, le organizzazioni e anche più in generale la società. E la parola che vorrei cancellare in una certa sua accezione è gratuito o gratis, perché a volte sembra che sia una cosa che non ha molto spesso nel no profit, c'è cioè qualcosa di lavoro gratuito piuttosto che servizio gratuito, piuttosto che insomma, e a volte sembra che sia una cosa che non abbia valore. Ma invece dietro c'è un grande lavoro di volontari dell'organizzazione, e quindi insomma, più che cancellarla, ecco, cercherei di dargli un suo senso più compiuto, insomma, vedere cosa c'è dietro questa parola e questo impegno. È molto interessante. Allora, forse non so, la parola gratuità, sto ragionando perché la gratuità è un darsi, un volontario fa qualcosa in modo gratuito, nel senso per essere grato anche alla missione in cui tiene, ma non gratis, perché neanche il volontario fa cose gratis, perché sta dedicando del tempo. Grazie Elisa per aver citato ASIF, Assolutamente. volevamo appunto anche sottolineare questa cosa. Perché noi spesso diciamo che chi lavora nel non profit non è solo una professione, anche una missione, sembra qualcosa di retorico. In realtà no, tu lo dimostri. Lo dimostri perché poi io ti ho visto all'opera e hai detto una cosa interessante. Ho imparato nell'associazione ASIF a fare meglio ancora il mio lavoro. È un po' la missione, no? Lo scopo di questa associazione, di cui fa parte anche Giulia. E tu lo fai anche proprio come volontaria. Per esempio, all'evento Fundraising Tu Sei hai fatto volontariato. Quindi magari possiamo anche chiudere in realtà con una riflessione ecco, sull'importanza di essere noi per primi volontari e comunque credere a 360 gradi, diciamo così, in quella che è la nostra missione che portiamo anche fuori dai confini delle 8 o barra 12 ore lavorative giornaliere. Esatto, sì, io lo faccio per una questione anche di restituzione, perché l'associazione mi ha dato tanto e penso di essere cresciuta tanto grazie anche a chi ho conosciuto all'interno dell'organizzazione, e quindi mi piace che altre persone abbiano questa occasione, insomma, di crescere. E poi mi mancano tanto i volontari, perché in università non ci sono per me in questo momento, e quindi mi piace tanto lavorare con i volontari, con le squadre di persone che ci credono. Grazie Elisa, lascio a Giulia la chiusura e i saluti. Grazie Elisa, è vero, si vede che ti mancano, l'abbiamo visto a Fundraising to Save perché sei stata eccezionale nel coordinarli, quindi grazie per il tuo impegno nel consiglio direttivo in senso più ampio come volontaria e socia di ASIF. E credo che sia stato molto, molto interessante, insomma, anche se è, spero solo un inizio, no? Di una condivisione delle riflessioni sull'importanza del fare fundraising nelle università pubbliche e nelle pubbliche amministrazioni, perché sicuramente c'è molto da raccontare ancora, quindi speriamo di ritrovarti presto. Grazie Elisa. Grazie a voi, grazie. Grazie Elisa e alla prossima puntata di Milano Non Profit.